La carta è costituita da materie prime fibrose, prevalentemente vegetali, unite per filtrazione e in seguito essiccate. La carta è un materiale igroscopico, ovvero capace di assorbire prontamente le molecole d'acqua presenti nell'ambiente circostante. Per questo, in base alla porosità, assorbe o meno l'inchiostro o i colori di cui è supporto. La carta può essere arricchita da collanti, cariche minerali, coloranti ed additivi vari che le danno le diverse caratteristiche d'uso. Il materiale più comunemente usato per realizzare la carta è la cellulosa, proveniente da un legno tenero, come l'abete o il pioppo. A seconda della destinazione d'uso, si possono utilizzare anche altre fibre, come cotone, lino e canapa, oltre che, ovviamente, carta riciclata. Il processo di creazione della carta prevede 7 fasi principali: fasi di spappolamento, fase di raffinazione, fase di miscelazione, aggiunta di additivi, pigmenti, colla. Fase della formazione del foglio, fase della pressatura, fase di essiccamento, allestimento finale.